Benvenuti sul mio canale YouTube dedicato ai viaggi. Sono entusiasta di portarvi in un'avventura attraverso le meraviglie del mondo. In questo video andremo in Grecia, isolotti nascosti tra delizie gastronomiche e spiagge da sogno. Prima tappa, Simi. Iniziamo il nostro viaggio nella pittoresca isola di Simi, situata nel Dodecaneso. L'isola è rinomata per i suoi paesaggi costieri mozzafiato e le case colorate che si arrampicano sulle colline circostanti. Da non perdere la visita al monastero di Panormitis, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio della Grecia. Per quanto riguarda la gastronomia, Simi è famosa per il suo gambero, un piatto di gamberetti piccanti che prende il nome dall'isola. Il luogo ideale per gustare questa specialità è il ristorante Ovrakas, situato in una vecchia casa di pescatori. Ovrakas offre una vista panoramica sul porto di Simi e serve alcuni dei piatti di pesce più freschi dell'isola. La loro specialità, ovviamente, è il gambero di Simi, ma il menù offre una varietà di piatti tradizionali preparati con ingredienti freschi di provenienza locale. Abbinare il pasto con un bicchiere di ouzo, il tradizionale liquore greco, renderà l'esperienza culinaria completa e autenticamente greca. Dopo una giornata di esplorazione e delizie gastronomiche, puoi concludere la giornata guardando il tramonto sulla baia da uno dei numerosi bar all'aperto che punteggiano il lungomare. L'atmosfera rilassata e il paesaggio incantevole rendono Simi un perfetto avvio per il nostro tour. Tappa 2. Sifnos. La prossima tappa ci porta a Sifnos, una delle gemme nascoste dell'arcipelago delle Cicladi. Quest'isola è famosa per le sue spiagge incontaminate come Platis, Gialos e Camares, perfette per nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi al sole. Quando il sole cala, prendi la strada per il villaggio di Apollonia, il cuore pulsante di Sifnos. Qui troverai il ristorante Tsikali, conosciuto per la sua cucina tradizionale sifniota. Questo accogliente ristorante offre piatti deliziosi come la revitada, zuppa di ceci, e l'amastelo, agnello cotto in forno di terracotta, piatti che riflettono la ricca tradizione culinaria dell'isola. Non dimenticare di assaggiare il formaggio manoura, affumicato e stagionato, un'altra specialità locale. Tsikali ha anche un'atmosfera affascinante, con un bel patio e viste sulle colline circostanti. E la cosa migliore è che dopo cena puoi fare una passeggiata tra le vie bianche e tortuose di Apollonia, assaporando l'atmosfera autentica dell'isola. Questo mix di bellezze naturali, ricchezza culturale e squisita cucina rende Sifnos una tappa obbligatoria nel nostro tour gastronomico e balneare in Grecia. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. Tappa 3. Paxos. La terza tappa ci porta a Paxos, un paradiso verde nell'arcipelago delle Ionie. Questa piccola isola è famosa per le sue spiagge di ghiaia e acque cristalline, ideali per lo snorkeling e per rilassarsi sotto il sole. Per la tua avventura culinaria a Paxos, visita Taverna Dodos, situata nella città costiera di Logos. Questo ristorante a conduzione familiare è noto per i suoi piatti freschi e deliziosi, molti dei quali utilizzano ingredienti coltivati localmente. Il loro piatto stella è il burdeto, un robusto stufato di pesce che è una vera specialità dell'isola. Non dimenticare di abbinarlo con un bicchiere di bianco vino locale. Taverna Dodos offre non solo un menù eccellente, ma anche una vista spettacolare sul porto di Logos, rendendo ogni pasto un'esperienza indimenticabile. Se sei fortunato, potresti anche vedere i pescatori locali portare il pesce fresco direttamente al ristorante. Dopo una giornata in spiaggia e un pasto favoloso, puoi goderti una passeggiata notturna lungo le vie acciottolate di Logos, ammirando la quiete e la bellezza dell'isola. Paxos ti sorprenderà con la sua combinazione di bellezza naturale, tranquillità e delizie culinarie. Tappa 4. Icaria. Continuiamo il nostro tour a Icaria, un'isola conosciuta per la longevità dei suoi abitanti e per le sue belle spiagge selvagge. L'isola offre numerose attività, dalle calde sorgenti termali di Terma alla esplorazione delle spiagge di Seychelles e Nass. Quando l'ora del pranzo si avvicina, visita Theasin, situato nella pittoresca località di Nass. Questo ristorante offre un menù vario con piatti tradizionali di Icaria, come il souffiko, una casseruola di verdure e varie specialità a base di pesce fresco. Non dimenticare di provare il vino rosso locale, noto per la sua ricchezza e profondità di sapore.
Teasin è particolarmente famoso per la sua posizione privilegiata, che offre una vista spettacolare sul mare Egeo e sui tramonti mozzafiato. La combinazione di cibo delizioso, atmosfera accogliente e viste incredibili rende questo ristorante un luogo imperdibile. Dopo un pasto indimenticabile, puoi terminare la giornata con una passeggiata lungo la spiaggia di Nas, godendo del suono delle onde e del cielo stellato. Questo è il modo perfetto per concludere il tuo viaggio attraverso queste affascinanti isole greche. Tappa 5. Naxos. La nostra ultima tappa ci porta a Naxos, la più grande verde isola delle Cicladi, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca, tra cui Agios Procopios e Agia Anna. Naxos è un vero paradiso per gli amanti del mare. L'isola offre anche ricche testimonianze storiche, come la Porta di Apollo, un enorme portale di marmo del VI secolo avanti Cristo, e la fortezza veneziana di Castro. Per l'esperienza gastronomica a Naxos, dirigiti verso To Ellinico, un ristorante situato nel cuore della città di Naxos. Questo locale è rinomato per la sua cucina autentica e i prodotti freschi di alta qualità. Il loro piatto più famoso è il rooster cocchinisto, un piatto di gallo cotto a fuoco lento in salsa di pomodoro. Non dimenticare di provare anche il formaggio locale, chiamato Graviera Naxou, un formaggio a pasta dura con un sapore dolce e leggermente noce. Dopo la cena, puoi goderti una passeggiata lungo il lungomare di Naxos o esplorare le strade strette e tortuose della città vecchia. Naxos, con le sue spiagge mozzafiato, le ricchezze storiche e le delizie culinarie, è la conclusione perfetta per il nostro tour greco. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.